parla di bene comune, impegno per la città, siccome sono frasi che io sento e ascolto da quando ero bambino, cioè mi viene da ridere, e credetemi, perché? Perché noi, e io penso, chi sta di fronte, quello manco ci crede, perché io non ci credevo mai, perché sono tutte, sembrerebbero, con questo la politica ci ha insegnato, almeno a me personalmente, che non è vero nulla, cioè il politico sta lì perché chissà perché, cosa deve fare, cosa deve sistemare, avete capito? Quindi io mi sento in imbarazzo, però vi garantisco, credetemi, io lavoro solo per questo, sarà strano, ma noi lavoriamo solo per il bene della città. Io lo dimostrerò fino a che sarò qui, come ben sapete ci sono momenti particolari, ma io continuerò finché mi verrà concesso di fare le cose solo per il bene dei cittadini, che è, per chi mi conosce sa bene cosa faccio io il pomeriggio, dove sto e cosa faccio. Per cui stare qui è un impegno, la città mi ha voluto, io sono qui e lo farò, ma me lo devono far fare, altrimenti non si va, non scenderò mai a ricatti, mai a compromessi, non aiuterò mai nessuno, a differenza di quello che pensa qualche malalingua, qualche verme che non c'è da fare niente dalla mattina alla sera e lancia questi messaggi, ma come non attaccano, perché verrà discusso tutto in consiglio. Per cui non cederò mai ai ricatti, lotterò fin a favore e in protezione dei cittadini finché io sarò qui. Non abbiate mai dubbi, io non scendo a compromessi e mai cedo a nulla e a nessun ricatto. Questo è stato detto in campagna elettorale. Sto parlando come amico, cioè a me poi non mi interessano tutte queste cose. L'abbiamo detto in campagna elettorale, chiaramente detto in campagna elettorale, che significa? Siamo al discorso di chi lo sta dicendo, che io arrivo, con fosse, non si chiama. Però poi diventa strano quando uno veramente, oltre ad averlo detto, poi lo fa. E allora là iniziamo a pensare, oh, ma veramente può succedere? Ragazzi, è così. E così e così si va. Non ci saranno margini di trattative su un danno da fare al paese. Non ce ne saranno. Non... In questo percorso breve di un anno e mezzo, siccome io poi di fatto sono una persona molto disponibile, chi mi conosce lo sa, sono sempre a disposizione, vorrei tanto aiutare tutti. Ci rimetto io come salute, lo voglio fare, rispondo sempre al telefono, rispondo ai messaggi, magari gli assessori non lo fanno, ma io rispondo sempre ai messaggi e alle telefonate, sempre. Ho detto ad alcuni consiglieri, le cose si discutono in consiglio, chi avrà il coraggio in consiglio deve esprimere il proprio parere, però attenzione, mentre è sembrato che il sindaco Fedele La Greca fosse troppo democratico, troppo buono, lascia fare a tutti, di questo sono stato accusato da chi ha avuto anche visibilità, attenzione, perché poi si spinta sempre nel teatro delle noci. Bene, non è così, è che un padre di famiglia ai propri figli, come tutti noi sappiamo, essendo genitori, dai fiducia a un figlio, gli dai la possibilità di esprimersi, gli dici ok fallo, vediamo cosa sai fare, però arrivi ad un certo punto quando capisci che quel figlio non è capace oppure prende altre strade, come tutti noi si fa in casa, ti alzi, batti i pugni e dici no, basta, avevi questa possibilità, te la sei giocata. E così funziona in tutte le famiglie, è quello che succede normalmente, perché non è una cosa strana, in tutte le famiglie, quale l'amministrazione comunale. Quindi tutto qui, io è stato, volevo dire questo, perché qualcuno mi ha chiesto nei corridoi, no, non c'è nulla di preoccupante, ma non si scende a compromessi. Io starò qui per proteggere i cittadini. Punto.